Good morning, non volevo fare il video oggi, ma mi ha mandato, non mi ricordo il nome, mi ha scritto un commento sull'ultimo video, molto interessante, non lo sapevo e scopro che non lo sa nessuno. Praticamente stiamo parlando di Christine Lagarde, e stiamo parlando Presidente della Banca Centrale Europea, prima ancora Presidente del Fondo Monetario, andatevela a vedere da soli. Chi è questa persona? Riconoscimento, cavaliere all'ordine della Legione, commendatore all'ordine greco, ufficiale all'ordine d'onore, lista tra le 100 donne più potenti del mondo secondo Forbes, era al 76 nel 2005, 30esimo, al 12esimo nel 2007, insomma stiamo parlando, vedetevelo da soli perché questo video, pardon, volevo dividerlo sia con questo qui, spero di fare in tempo, perché nel 2014 ha fatto un discorso a dir poco agghiacciante ufficiale, non per quello che dice, ma come lo dice, cioè parla di numerologia e non mentre fa un'intervista alla Marzullo in relax delle sue vite private, proprio ufficiale, invitata alla Press Foundation, qualcosa di, sul numero 7, parla, non vi faccio seguo passo passo, e in inglese purtroppo vi vengo traducendo a mano, veloce per farvi capire il concetto, e così cominciate a capire che questa gente lavora sulla cabala, sul coso, e qui stiamo parlando dell'aristocrazia, passatemi il termine nera, di cui ne è una delle rappresentanti che mette la faccia, quindi per quanto donna più potente del mondo è piccola a confronto a quegli occulti, però fa parte di questo. Poi vi metto il link della Lagarde, si vede tutto il curriculum, ma non più, credo che lo sappiano. Prima di fare arrivare alla conclusione, vi dico subito la conclusione. Praticamente lei nel 2014 fa un discorso sul numero 7, proprio a livello esoterico, numerologico proprio, e per portare a una data, 2014 più 7 fa 2021, dove lei fa tutto delle cose, il 70° anniversario di Bretton Woods, cioè quando si cambia tutto il sistema monetario che prima era basato sull'oro, stampo moneta, e da lì fu tutto un coso, più il 100° anniversario della prima guerra mondiale, vabbè, la caduta del muro, 25° anniversario, 5 più 2, se, mo vi faccio vedere proprio dalle parole sue. E più dopo volevo passare su un bell'articolo che ha fatto l'anno scorso il manifesto sul Jolly Roger, su da dove viene, dove esce, perché tutti hanno visto il teschio, così vi faccio vedere pure che è finalmente, potrei dirlo io, ma quello l'ha riassunto bene, ma è lungo. Prima permettetemi una comunicazione di servizio. Dunque, il Baratto ha fatto un post sotto all'evento. Sotto l'evento, scusate, sotto l'evento lì nella pagina ho fatto un post comunicato, abbiamo cambiato il luogo dell'evento a Lugano per tutti i partecipanti, perché loro che sono interessati, rivedere e confermare qui va bene. Qualcuno ha detto no, non va bene, rispondo a qualche domanda. Sì, c'è la registrazione e spero ci potrà essere una diretta, ovviamente, poi lo manderemo in rete, non in diretta, ma appena montiamo tutto lo manderemo, ve la potete vedere. È prevista una convenzione per qua, certo stiamo lavorando, vi farò sapere, spero di tirare il prezzo più basso possibile, poi se non gli va bene a qualcuno si può organizzare da solo. Buongiorno guerrieri, mi piange il cuore non fare l'evento a Pescara, ma con il distanziamento, le mascherine, i controlli di temperatura, le multe, non possiamo rischiare. Poi a Lugano non ci sono restrizioni, quindi possiamo essere più di più avvicinarci e parlare senza problemi e goderci un po' lo stare insieme tra umani. La qualità dell'esperienza a Lugano sarà migliore, ci resterà un buon ricordo, perché in Italia è tutto complicato. Io non mi posso permettere di stare 2 settimane a casa in Italia e non tornare, non muovermi, non posso assolutamente. Capire, ho 2 cani qua, c'è un macello, come faccio? Qualcuno diceva, sì, la socio ci sarà. Ok,
Ok, poi qualcuno mi diceva, ma se uno non viene all'evento, Barat non c'entra niente l'evento per partecipare al Barat, l'evento è il lancio, lo posso fare dovunque, può venire nessuno, tutti, non ha importanza. Chiudo perché ci devo fare il video, e ancora non lancio niente ufficiale sul Barat, quello che ho detto fino a me, compreso ieri, sono tutte cose buttate lì, poi farò video ufficiali, e ricorderò sempre questa cosa. Chiuso il discorso, andiamo sulla gara. Ciao ragazzi, andiamo subito. Vi vengo traducendo velocemente, giusto per fare. Poi vi metto il link e vi fate da soli. Allora, ascoltate attentamente. Which will loom in a few weeks' time. Ok, mo si è I think it's presentato, also siamo. appropriate to wish ourselves a happy new year, given what I would like to talk to you Ecco, di about, cosa vi which voglio has to do parlare? with the global economy and what we should expect for 2014. Allora, voglio parlare dell'economia globale, cosa aspetta il 2014. Qui siamo nel 2014, attenzione. Now I'm going to test your numerology skills by asking Senti, you to think about the magic seven. voglio che pensate sul magico numero 7. Okay? Ok? Most of you will know that seven is quite a number in all sorts of themes, religions, and Ok. I'm sure that you can compress numbers as well. Parla di numeri compressi. Let's do a basic rundown in numerology. Parla di numeri compressi. Questo è i numeri compressi, ora ve lo spiego. Cristina menziona i numeri compressi. Quando noi compressiamo i numeri, parliamo di numerologia, insomma. Finiamo nella numerologia. Numerologia sono numeri singoli. Allora, sono i numeri singoli dall'1 al 9, tutti i numeri, non ha importanza quanto siano grandi, possono essere compressi in un singolo numero, un singolo numero numerologico. Per riunire tutto tender, repair until the single number. Ok, seguite bene. Vabbè, questa è una considerazione che fa lui, ma lasciamo perdere. Per esempio, la numerologia dall'1 al 9 li sommi. E viene 45. Questo è un esempio, eh? Questo in tutti i numeri, cioè 9. Ok, just an If we example. think about 2014, all Se pensate al 2014, l'anno in cui sta facendo questa intervista, right, I'm just giving you 2014, you drop the zero, drop the 14, zero, fai cadere lo zero, rimane 214. times 7. Okay, that's just Cioè, by way of rimane 214, cioè 2,14, 2 volte 7 è 14, quindi se, example, capite? and we're going to carry on. Andiamo avanti. Avete sentito cosa ho detto? Allora non ve lo spiego. Risentiamolo un'altra volta. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the zero, 2014, fai 14, cadere lo 2 0, times 7. 14 è 2 volte 0. Ok, ci siamo. Ok, most people see, va bene. Capite cosa penso vuole significare? Allora, sta mandando un messaggio occulto. Allora, facciamo ancora 2,14, fai cadere lo 0, rimane, vi ho detto, 2 volte 7, ma è anche 214, la cui somma fa 7. Capite questa qui che cavolo, una donna più potente del mondo che cavolo va dicendo? Una cosa incredibile. Allora, leggiamo, sta mandando questo messaggio all'elite. Ed è una data. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. Andiamo avanti. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary È un of anno magico il 2014, perché è il centesimo anniversario della the Prima First Guerra World Mondiale. War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, 70th anniversary. Ma è anche il settantesimo, lei sottolinea settantesimo, attenzione, anniversario. Drop the zero, seven. Of the Bretton Woods Conference. Bretton Woods Conference fu fatta quando, lo ripeto, cambiò tutto il mercato perché tutte le monete che si stampava agli stati, che prima erano agganciati a loro, cioè in base a quanti lingotti avevi potevi stampare, cambiò tutto. E lì successe il macello, ovviamente, perché fino a quel. Attenzione perché. That actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary Ed è il of the fall of the 25esimo Berlin Wall. anniversario della caduta del muro di Berlino. 25esimo, 5 più 2, 7. 25th.
Notate quando dice quella cosa, tutti si mettono a ridere in sala. Il 25esimo, va bene, invece del 7. It will also mark the seventh anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. Quindi il 70esimo anniversario che cominciò la calamità per la Grande Depressione. Probabilmente si riferisce al 29, ovviamente, però cominciò là. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. La We've left the crisi sta deep ancora. freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years. Praticamente dal 2014 ci sono 7 miserabili anni, e quando arriviamo, per arrivare al 2021. Weak and fragile, we have 7 strong years. Cioè, vabbè, allora Cristina mentioned right from the very start, 2014 will be a magic year in all respects. Aspettiamo i 7 anni da questo magico 2014, ce ne mettiamo 7 di tutte quelle cose di 7 e arriviamo al 2021. Ora vi metto il link, ve lo vedete da soli di qua di là. Fammi vedere quanto tempo posso. Allora, avete capito qua stiamo a parlare di questa gente che se ne esce con una cosa del genere. E in Italia, io ho cercato con la chiave italiana su YouTube, Christine Lagarde parla del numero 7 con chiave italiana. Nessuna cosa, c'è solo quel fumo della BCE di 7 mesi fa, coronavirus, discussione, e poi in francese, alla fine se per trovare quello lì che dice del numero 7 c'è qualcosa, ma solo in inglese, ma devi girare moltissimo per trovarlo. Al momento no, nemmeno sta qui, prima l'avevo visto qualcosa, non me lo sono nemmeno rivisto. Ok, ah, eccolo qua, Christine Lagarde parla della numerologia. Questo è molto interessante, magari vi metto pure quello. Ecco, vedi la scala dei cosi, della musica, il clavio, colori, luna. Ok, ragazzi, è allucinante. Ma per voi che non credete a queste cose, oppure quando le dico io, io per dire uno normale, questo è scemo. Ragazzi, questo è il 12° posto nel 2006, donna più potente del mondo, sta sempre tra le 100 prime. Ok, adesso andiamo a questo articolo, così vi riassumo tutto. Questo me lo sono scaricato io, comunque vi metto l'originale se volete. Dante e i pirati dei Caraibi. Permettetelo, così chiudiamo il discorso, no? Cosa hanno alle origini del teschio con le ossa incrociate? Vi sono fratellanze di cui Dante era un probabile esponente di alto grado. Cosa hanno in comune Jack Sparrow e Dante Alighieri, il capitano della Perla Nera e il padre della lingua italiana? Forse il simbolo di una vita vissuta pericolosamente alla ricerca della libertà. Il Jolly Roger, la bandiera nera con il teschio e tibia incrociate. Il teschio che ride potrà sembrare scontato come riferimento per Capitan Sparrow e quelli come lui, pirati dello scherno e della letteratura, da Capitan Uncino al Corsaro Nero, o realmente esistiti come Francis Drake e Harry Morgan. Attenzione, i corsari non c'entra niente con i pirati, i corsari erano i miliziani degli imperi. Invece i pirati erano proprio contro tutti questi imperi. Addirittura uno dei più grandi fu J.P. Morgan, l'antenato di quello che oggi c'ha tutto, ricompensato dalla regina, da quelle cose. Quindi attenzione quando queste differenze è corsari e pirati e cuccioli. Ok, esistiti come Francis Drake e Harry Morgan, questo è J.P. Morgan. Ma le sue origini si devono a circostanze in cui entrarono in gioco delle fratellanze di cui Dante era probabilmente un esponente di altissimo grado. Ma andiamo per ordine. Il Jolly Roger, alcuni studiosi fanno risalire il nome della bandiera pirata dal greco peirates, che deriva da peiraomai, il verbo che significa fare un tentativo, provare un assalto.
ad una anglicizzazione del francese Joli Rouge, come veniva chiamata la bandiera. In origine rossa, rouge in francese, issata sull'albero di Bonpresso, il Joli Mat, appunto, la bandiera rossa col teschio, simbolo di morte, era temutissima dalle navi che la incontravano, poiché significava che i pirati non intendevano fare prigionieri. Il nome poi storpiato in Jolly Roger venne successivamente usato anche per la bandiera nera con teschio e ossa che attorno al 1700 si era oramai imposta. Ma l'origine della bandiera è molto più antica, dato che la troviamo agli inizi del 200 su alcune navi corsare del Mediterraneo agli ordini di re Enrico II d'Inghilterra. La differenza tra corsari e pirati è nota, eccola qua. I primi combattono agli ordini di qualcuno che attribuisce loro le cosiddette patenti, una sorta di autorizzazione riconosciuta, mentre i pirati sono uomini senza alcun padrone. Garibaldi, ad esempio, è stato un corsaro nel suo periodo sudamericano, con una patente di corsa della Repubblica del Rio Grande do Sul. Ruggero il Normando, ma forse il termine Roger era in origine il nome di un personaggio storico, Ruggero II di Sicilia, 1095-1154, della dinastia di Altavilla, conosciuto anche con il nome normanno. Nel suo libro Pirates and the Lost Templar Fleet, David Hatcher sostiene che il termine è il patronimico di chi per primo utilizzò il vessillo. A Ruggero II viene attribuito storicamente l'accorpamento sotto un unico regno di tutte le conquiste normanne. Vabbè, salto, poi vi metto il link, lo leggete voi. La bolla... mise in piedi una coalizione contro Anacleto II, la componevano Luigi VI di Francia, Enrico I d'Inghilterra e l'imperatore Lotario II del Sacro Romano Impero. Nonostante questo spiegamento, Ruggero prevalse e si tenne la corona, espandendo il suo regno verso la sponda sud del Mediterraneo. Vabbè. Roger de Fleur, ma è molto più probabile che sia stato un altro Ruggero a dare il nome al vessillo pirata, dato che dato che in effetto lo era lui stesso, Roger de Floro, Ruggero Flores, nato a Brindisi nel 1267, capitano e fratello templare, la cui nave Falcone, la più grande e potente dell'ordine, era ancorata nel porto di Brindisi in servizio costante per la Terra Santa. Distintosi in battaglia nella difesa di San Giovanni d'Acre nel 1291, Helen Nicholson, autrice di Knight Templar, Cavalieri Templari, narra la sua storia in rapporto alla compagnia mercantile catalana. Vabbè, siamo all'inizio del 200, va bene, i compagni d'armi di Salomone, era un ordine ormai molto potente, in grado di governare le rotte del Mediterraneo. Ruggero allora, scusate vado veloce, al comando di una potente flotta ne divennero il terrore dei mari, sinché il gran maestro de Molare non fu costretto ad espellerlo dall'ordine, parliamo dei Templari, a causa degli eccessi delle sue ciurme di corsari, caduto e va bene. Al comando della flotta, ve lo metto, ve lo leggete tutto, è molto importante, non ho tempo, sapete il mio problema, devo fare 20 minuti. Questo è interessante, quando si dice che i cavalieri templari, dopo che furono massacrati da Filippo il Bello, scapparono in Scozia, e dalla Scozia si dice che andarono nelle Americhe, che ancora non ufficialmente Colombo non c'era andato, e guarda che dice, e infatti nonostante la sua morte molti uomini che gli rimasti fedeli aiutarono i templari superstiti ad organizzare una fuga di massa, e così la notte prima della strage avvertiti dell'inganno del loro servizio di Filippo il Bello, del loro servizio di sicurezza in gran segreto, 18 galee templari navigarono lungo la Senna e prendendo il mare diretto alla Rochelle, dove era pronta una flotta templare. I cavalieri avevano così portato in salvo parte del tesoro e delle reliquie più preziose, le loro vere erano state annerite per non essere viste nella notte. Durante il viaggio i templari superstiti decisero sotto quale vessillo avrebbero navigato, non potendo più utilizzare quello che figgeva la croce rossa dei templari, e che così sarono, la bandiera col teschio e le tibie incrociate, che peraltro richiamava la croce templare con il fondo nero in riferimento al lutto e al colore delle vele. Nasce così la versione del Jolly Roger come oggi la conosciamo. Molte di queste navi si recarono poi in Scozia, dove l'autorità papale e quella del sovrano di Francia non erano riconosciute, ma questa è un'altra storia. Dante esoterico, dunque la bandiera dei pirati potrebbe essere una trasformazione dell'antico vessillo di Ruggero Flore o Ruggero II di Sicilia in quello che le navi corsare templari adottarono nella loro fuga e nella successiva guerra di corsa contro il papato, che aveva impunemente lasciato che venissero trucidati. E questo ci porta agli anni in cui il nostro Dante Alighieri, o meglio, a Durante Alighieri, poiché così si chiamava il padre della lingua italiana, prima che una trascrizione di Boccaccio. Vabbè,
per ben due volte in questa Dante in vita. E questo è molto interessante, questa storia. Ma senza ombra né varietà è la veste di Osiride. Ah, no, scusate, questo è il velo di Iside, divinità antichissima che simboleggia la natura, cioè la natura naturans, l'insieme cioè dello Zoè e delle sue bios, perché Iside è velata, già Eraclito di Efeso in uno dei suoi frammenti più discussi dice, va bene, il velo che copre la dea in opposizione a quello che invece riveste il suo sposo, va bene, ma senza ombra né varietà è la veste di Osiride che ha un solo colore, quello della luce, il principio infatti è vergine in ogni mescolanza, l'essere primordiale ed intellegibile essenzialmente puro. Così i sacerdoti non rivestono una sola volta Osiride della sua veste, per subito riporta e non mostrarla mai e toccarla mai. La visione dell'essere non si può ottenere e percepire che in un solo istante. Dunque vi rimando, dantesco al velo denota la sua vicinanza a una forma di patrica esoterica, ma quale? I fedeli d'amore. E qui parla di fedeli d'amore e poi arriviamo, ve lo metto... Ve lo leggete, io sono arrivato a capolinea, 20 minuti. Ok, prossimo video vi faccio un discorso, riprendo il discorso del Cristo da quando l'hanno fatto diventare Dio, è caduto tutto il suo messaggio reale, sia della Chiesa primitiva che di tutto quelle che... Ma la stessa massoneria porta avanti questo principio. See you later.